counselor professionista. Allora, il counseling, ok, è una relazione d'aiuto, ok, che aiuta il cliente a orientare, sostenere e sviluppare le proprie potenzialità, ok? Noi siamo diversi dallo psicologo, dallo psicoterapeuta e dallo psicanalista, che è quello che dà le medicine, e lo psicoterapeuta è quello che può fare le diagnosi. Quindi noi di solito lavoriamo con la parte sana del cliente e non possiamo dare una diagnosi. Se viene qualcuno da noi che è schizofrenico, borderline, tutte queste patologie molto gravi, noi li passiamo. Mentre se arrivano qualsiasi altro caso, che poi succede, no? Nella vita, la maggior parte di noi passano quei momenti magari difficili, quei lutti, quei divorzi, quegli abbandoni, quelle cose dove non stai riuscendo a cavartela, allora si può chiedere l'aiuto di un counselor che ti accompagna in questo processo. Infatti, counselor viene letteralmente da counsel, che poi a suo tempo viene dal latino consulo ere, che vuol dire consolare, confortare, venire in aiuto. Letteralmente aiuto a sollevarsi. Un counselor non ha le risposte, ma si fida del fatto che la persona che si trova davanti le troverà le risposte e tu lo accompagnerai nel processo. Cosa succede? Questi casi sono molto particolari, perché come abbiamo sentito ci sono dietro un sacco di cose. Allora già arrivano, io vedevo anche in questa donna, con una corazza molto 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 dura. Infatti spesso sono molto molto aggressivi, no? Se voi notate, anche nella natura gli animali feriti sono quelli che sono più aggressivi. Perché? Perché sono feriti e perché non vogliono che nessuno li tocchi. Guai, quindi fanno vedere i loro artigli proprio per proteggersi. Ed è lì il lavoro che ci deve essere di sottofondo, che secondo me non parte da una tecnica, tengo a specificarlo, perché anche di professione io ho una vocazione da pastore, quindi il cuore per me è l'organo più importante di ogni persona, che parte praticamente, cosa succede? L'essere umano parte da una vulnerabilità, ve lo faccio capire così facilmente, come questo è il nostro nucleo vulnerabile, che tutti noi ce l'abbiamo, è sede di tutte le nostre ferite ed è anche sede di tutte le nostre parti più belle, più tenere, più dolci, quelle che non sono aggressive, okay? Però quando appunto questo nucleo viene ferito, facciamo che vi faccio vedere proprio così tecnicamente, questo nucleo viene ferito come spiegato da loro, quindi facciamo che questo sia una ferita, cosa succede? Tutti noi, chi più chi meno, dobbiamo andare a mettere, mi interessa togliere questo, grazie, andiamo ad applicare sopra la nostra vera essenza, la nostra vulnerabilità, una difesa, ok? Meccanismi di difesa che ti proteggono, che però non fanno in modo che la gente non ti veda per chi tu sei davvero, ma ti veda per tutto quello che tu hai messo qua sopra e stai cercando di difendere. È come una fortezza. Dov'è la vera guarigione? Quando è che inizia la vera guarigione del cuore e dell'anima? Quando riusciamo ad abbassare i meccanismi di difesa e farci vedere per chi siamo veramente e iniziare a toccare quelle ferite primarie che ci sono dietro il nostro muro. Perché sennò avremo sempre il nostro muro
e dentro, perché il muro, ok, il cerotto trattiene la ferita. Okay. Sapete che anche in tante ferite c'è un momento, sì, dove c'è il cerotto, però c'è un momento dove deve prendere aria. Se tu non lo tieni sempre completamente chiuso, non guarisce, c'è una difficoltà a guarire. Quindi andiamo un attimo a vedere quali sono i meccanismi di difesa. Ho voluto scriverli. Allora, ci sarebbero 10.000 cose da dire, perché il campo della relazione d'aiuto è così vasta che il buio, e buio fu all'incontrarlo, che io ho solo scelto questo piccolo aspetto che sono i meccanismi di difesa. Quindi quando una persona così ferita entrerà, no, per parlare con te, avrà tutte queste cose, e se voi volete, bravo, tenere un orecchio aperto, tutti noi usiamo certi di questi. Quindi potete anche usarli per il vostro cuore, per identificare che tecniche usate voi per difendervi. Allora, la negazione è un meccanismo di difesa che sposta dalla nostra mente i pensieri e le sensazioni che ci risultano dolorose. Cioè, noi neghiamo che qualcosa ci sia davvero accaduto. Cioè, lo spostiamo da un'altra parte e facciamo finta che non c'è. Ok? Quindi, se ti chiedono, no, magari sei stato ferito con queste cose, vabbè, un counselor non chiederebbe questo, però in generale le persone dicono no, non è, cioè è una negazione. Okay. Andiamo alla prossima, anzi io voglio leggere da qui. Allora, la rimozione. La rimozione è un meccanismo di difesa in cui il ricordo di un evento traumatico viene cancellato completamente e la persona non ricorda nemmeno di averlo vissuto. A noi ci avevano raccontato una storia di una signora che aveva subito degli abusi in giovane età, che se lei ha ricordati quando aveva fra i 45 anni e i 50 anni, ma l'aveva completamente rimosso. L'aveva completamente rimosso, però la verità è che dentro di lei agiva lo stesso, perché anche quando noi copriamo la ferita è come se comunque riesce a uscire e contamina il nostro corpo. E contamina le nostre relazioni, quindi magari tu hai subito tante cose, ti vuoi rifare una vita, no? Incontri magari anche, facciamo, l'uomo giusto, eccetera, eccetera, però ti escono tutto quell'amaro, se tu non l'hai trattato, se tu non l'hai guarito, ti esce quell'amaro, quella rabbia, quello distacco anche, per esempio, che parte da una ferita non trattata, che però tu, finché non togli, non scegli di togliere il meccanismo di difesa, resterà lì e inquinerà il tuo mondo, inquinerà il mondo di chi ti è vicino. Io mi ricordo una signora che mi aveva parlato, che aveva subito un abuso anche lei quando era in giovane età, si era sposata con un bravissimo uomo e per 2 anni non riusciva praticamente ad avere rapporti sessuali con il marito. Cioè era una tragedia, perché per lei era una morte totale e non sapeva come uscirne. Poi piano piano, con l'aiuto di Dio e anche di persone che l'hanno voluta bene, anche professionisti, è riuscita a come dire, a ritornare alla vita, perché sono ferite tra l'altro molto profonde che tu non ti puoi spiegare con la testa, sono dentro e devono essere, ci vuole tempo, ecco, una cosa anche molto molto importante, il tempo e la delicatezza con la quale si trattano. L'altra è la fissazione, meccanismo di difesa in cui ci si blocca a uno stadio della crescita emotivo-affettiva come per proteggere quella parte dell'anima
lesionata da un trauma. Adesso noi, io conosco una persona, anzi conosco anche questa persona, che è la zia di una mia carissima amica che vive in Brasile, che era una donna normale, e non mi ricordo se più o meno era all'età di 18-20 anni, è uscita una sera ed è ritornata e non c'era più con la testa. E oggi ne avrà più di 50 e lei fa così tutto il giorno, cioè non c'è più, mangia, non parla più e non sa, nessuno sa che cosa è successo. Cosa è successo? Qualcosa si è bloccato dentro di lei ed è rimasta a quella sera. Magari non è successo niente, magari qualcosa nella mente, però nessuno lo può sapere perché lei da quel momento ha smesso di parlare. Presente che no, poi lo dico. Va bene. Sì, sì, la zia di una nostra cara amica. Poi la minimizzazione, meccanismo di difesa in cui riduci ai minimi termini la gravità di ciò che è successo. Quindi ti chiedono, ma sì, magari tu, che ne so, hai subito torture, ah sì, però non è... Lo minimizzi, lo fai piccolo, lo rendi un nulla, che però stai facendo un torto a te stesso, in fondo. Ah sì, non è successo niente. Non è vero che non è successo niente. Tu hai subito un grave danno sulla tua persona. E finché non prendi atto che hai subito un danno grave, non potrai elaborarne il lutto, perché tutto si risolve con l'elaborazione del lutto, come direbbe Freud, ha inventato lui questo termine. E quando hai passato tutte le fasi che hanno a che fare con all'inizio la negazione, poi c'è la rabbia, poi c'è la depressione, poi c'è la trattativa e alla fine c'è l'accettazione di quello che ti è stato rubato, la gioventù, l'infanzia, la verginità, altre cose, chi lo sa, finché tu non hai passato tutte queste fasi, tu non ne puoi uscire, perché se tu non passi tutte queste fasi sei ancora nella negazione. Mi state seguendo? È tutto chiaro? Benissimo. Poi, un altro meccanismo è la razionalizzazione, meccanismo di difesa che tende a giustificare ciò che è successo per coprirne le sensazioni spiacevoli. Quindi inizi a magari dire sì, però era anche un po' colpa mia, perché facciamo in un caso magari di violenza, però io in fondo avevo la minigonna, io in fondo sono uscita in quel posto, in fondo era dopo l'una di notte, e tu cerchi di in qualche modo giustificare quello che è successo, che non c'è giustificazione, tu dovresti solo essere arrabbiato con quello che ti ha fatto un torto, non dovresti giustificare. Allora, quando anche queste donne iniziano a giustificare, sì, però loro stanno cercando, già non va bene. Allora, la intellettualizzazione è un meccanismo di difesa in cui la persona parla filosoficamente e intellettualmente di gravi episodi della sua vita senza coinvolgimento emotivo. Cioè magari ti dice, sì, guarda che io ho passato questo, però non è connessa con i suoi sentimenti. Questo è uno dei problemi più grandi che abbiamo. Quando le cose ci fanno male, noi entriamo in un distacco difensivo dalle persone e anche da noi stessi, cioè ci tagliamo dal nostro sentire. Allora, se c'è un detto in inglese che dice "If you don't feel it, you can't heal it", ok? Se non lo senti, non lo puoi guarire. Vi è mai capitato qualcosa di traumatico per la quale piangete anni dopo ed elaborate il lutto anni dopo? Non è mai solo a me? Mai? Ok, perfetto, mi è capitato. Cosa succede? È nel momento in cui tu piangi e butti fuori il dolore, la rabbia, tutto quello che c'è dentro, che ti senti finalmente più leggero. Quindi non sei più intrappolato dal tuo passato, ma puoi andare avanti a vivere il tuo presente.
Quindi noi anche come counselor, una delle cose che dobbiamo fare è riconnettere le persone al proprio sentire, anche se poi vuol dire che sarà negativo. Però sarà negativo per poi diventare positivo, se no resterà come un cancro negativo dentro e non se ne accorgeranno neanche, o magari se ne accorgeranno. La traslazione, sono le ultime tre, è un meccanismo di difesa che sposta su altre persone, animali o cose, il proprio oggetto d'amore, per non sentire il dolore della perdita o del trauma. Queste sono anche persone, per esempio, che sono stra-attaccate a cani, a gatti, cioè c'è una specie di trasferimento dove tu sposti fuori anche il tuo bisogno d'affetto, di riconoscenza, di amore a un qualcosa che sai che non ti ferirà. Poi c'è l'isolamento, che è il meccanismo di difesa iperdifensivo in cui la persona si chiude nell'intellettualizzazione anaffettiva, un po' quello che abbiamo parlato prima, che rimane nella testa e non scende al cuore. Se non scende al cuore non può essere guarito. E l'ultimo, che tanti di noi magari sanno, la psicosomatizzazione. È il meccanismo di difesa che trasferisce nel corpo i dolori vissuti e non accettati. Quante persone hanno un cattivo rapporto col corpo anche a causa di certe ferite non risolte? È un meccanismo di difesa. Cosa succede? Tu inizi a sentire il dolore, apri il frigo e inizi a mangiare, perché il cibo ti nutre di quel qualcosa che ti è mancato e ti distrae da quel dolore che tu stai iniziando a sentire. Dov'è l'aiuto del counselor? L'aiuto del counselor, ed è importantissimo, non è assolutamente di andare dalla persona e strapparle in cerotto, perché se loro non sono pronti strutturalmente dentro ad affrontare il dolore che andranno ad affrontare quando il cerotto si leva, tu li distruggi. Sì, grazie, puoi anche accendere le luci. Tu li distruggi. Quindi cosa facciamo? Un counselor è prima di tutto accogliente, ok? Il tuo cuore diventa un rifugio per l'altra persona che sa che tu ci sei. Poi empatico, quando inizi a sentire il mondo dell'altro come il tuo mondo e loro capiscono a un livello più profondo che tu ti stai connettendo con loro perché li vuoi aiutare. E poi, per esempio, applica il non giudizio, e questa è una cosa grande, perché quanto rifiuto, quanto giudizio, quante cose negative. Quindi se tu sai che puoi tranquillamente, nel bene e nel male, accompagnare la persona in tutte le sue storie, anche quando magari hanno sbagliato loro, perché certe appunto anche di propria scelta sono andate a fare queste cose. Però dov'è il problema? L'importante è aiutarli ad uscire. E non bisogna farlo precocemente, perché intanto prima di tutto non siamo noi a dover togliere il cerotto. Noi semplicemente accompagniamo le donne o gli uomini lesi ad acquisire quella sicurezza, quella fiducia in loro stessi per andare ad investigare ancora più profondamente i loro problemi e ad aiutarli nel loro processo unico di guarigione. Perché nessuno ha la soluzione per la guarigione dell'altro. Io poi, per esempio, comunque sono un counselor cristiano, quindi io credo fermamente nella preghiera e credo che sia la cosa che possa aiutare di più, perché lì dove l'uomo non arriva, Dio nel cuore arriva. Quindi io comunque a qualsiasi persona che aiuto, per me c'è dietro anche la preghiera, che secondo me è uno strumento molto 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 grande. Però il concetto qual è?
quello che è stato rotto, e con questo finisco così possiamo aprire alle domande, quello che è stato spezzato, rotto, distrutto, calpestato in relazioni malsane può essere riparato in relazioni sane. Cosa vuol dire? C'è un concetto che si chiama, è un concetto del doppio legame, che è il negativo, al concetto del doppio legame, del doppio contenimento, che è positivo. E cosa succede? Quando una persona ha vissuto un trauma, ok, o ha vissuto qualcosa di negativo, dove dagli altri ha ricevuto disprezzo, cattiveria, cose brutte nella loro parte vulnerabile, quindi loro si sono mostrati, no? Magari una ragazza giovane, no? E è com'è, è carina, è tranquilla, in un tratto è stata calpestata, abusata, cioè di tutto e di più, si forma fra l'aggressore e la vittima un doppio legame negativo che va a distruggere questo nucleo di vulnerabilità, dove poi si deve applicare tutta questa difesa solo per poter reggere e andare avanti nella vita. Cosa succede? Se tu sei abbastanza bravo, riuscirai a riformare con la vittima un rapporto di legame e di alleanza che si costruisce col tempo e con la fiducia, dove la persona potrà ritornare negli eventi traumatici, ma questa volta ricevere l'opposto di quello che ha ricevuto all'inizio. Quindi amore, comprensione, empatia, cuore, affetto e tutte quelle cose che in quel momento è come se loro ti faranno vedere la parte più vulnerabile, più terribile, più dolorosa, e tu sarai lì nella loro, permettetemi, schifezza, ok? Cioè nel loro danno, nella loro melma. E quando loro si sentiranno amati nella loro melma, dove sono, nel loro fango, allora quello in automatico spezza il doppio legame, forma un doppio contenimento che è positivo e gli dà la forza per tirarsi su. E questo è quello che cambia completamente la loro vita, perché loro si sentono sostenuti da un punto di vista emotivo. E sapete che il trauma, questa è una cosa tecnica, il trauma per ognuno di noi viene registrato dal nostro cosciente e subcosciente solo quando l'abbiamo vissuto in solitudine. Un trauma vissuto col supporto di qualcuno dentro di noi non è vissuto come un trauma, magari è tipo sì, ho avuto una brutta esperienza. Invece il vero trauma è quando ho vissuto questo e non c'era nessuno che davvero mi stava amando e mi stava dando una mano. Quindi noi andiamo a ritoccare, quando loro si aprono al loro tempo senza spingere, quelle situazioni, in quelle situazioni finalmente qualcuno c'è, si guarisce. Il meccanismo va giù, la vulnerabilità è esposta, la ferita viene guarita e l'essere umano riprende a vivere e avere più forza. E questo è solo uno dei tanti aspetti. Guarda, ci sarebbero veramente mille sfaccettature, però ho scelto questo.